Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale OraTube. Oggi con noi c'è Don Nicola, facciamo quattro chiacchiere con lui. Perché Don Nicola è qui? Perché tra pochi giorni lui riceverà l'ordinazione sacerdotale. Precisamente sarà il 12 di settembre nella piazza Paolo VI a Brescia. Allora Nicola, dici, come vivi questi giorni di attesa in vista di questo momento così speciale per te e per la comunità e per la tua famiglia? Innanzitutto buongiorno a tutti. Diciamo questo tempo è un tempo ricco di attesa speranzosa, perché abbiamo vissuto l'attesa dovuta al fatto che la nostra ordinazione è stata rimandata, perché doveva essere a giugno di quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria che si è verificata. Ma un'attesa ovviamente che dura da 8 anni, perché così questa è la durata del mio percorso in seminario, e questi ultimi giorni sono ricchi di emozioni forti, di desideri anche, sperando che possa essere una giornata di comunità, una giornata di festa, e sono contento comunque, ecco. Bene, bene, bene. Tu ci hai parlato di un tuo percorso formativo di 8 anni, che in realtà però si estende anche a tutta la tua vita, perché pensiamo a quello che tu hai ricevuto dalla tua famiglia, a quello che hai ricevuto dalla tua comunità e dalle varie esperienze che hai fatto lungo il percorso. E in questo percorso, ripeto, nella sua estensione, c'è qualcosa di particolare che ti è caro e che vuoi ricordarci? Beh, penso, come ogni persona che intraprende una strada, davanti a sé ha visto qualcosa di bello, e io ringrazio il Signore perché nel mio cammino in più occasioni ho avuto la possibilità di incontrare figure di sacerdote belle che mi hanno fatto capire che essere sacerdote è bello, e poi chiaramente dentro ho sentito che il Signore chiamava me personalmente con quello che sarà il mio modo di essere sacerdote. Però ecco, una cosa che voglio ricordare sono queste figure di sacerdoti che sono stati anche amici diciamo compagni, nel senso che da fratelli maggiori o paternamente mi hanno accompagnato in questa scoperta, in questa scelta, e sicuramente poi il loro stile di pastori in mezzo al gregge, un po' usando l'immagine di Papa Francesco, che pastori che sentono del gregge e che non hanno paura di stare nel gregge, ma lo desiderano, e spesso per loro sono delle guide, dei riferimenti, ecco. Lo sono stati anche per me, e tuttora guardo a loro come dei modelli, degli esempi e, ripeto, degli amici. Ok, ci stai quindi dicendo che hai colto quelli che possono essere gli strumenti per far fronte alle varie esigenze che ti riserverà la tua esperienza. Però quello riguarda l'esperienza di chi tu hai guardato, o a chi hai guardato, o a chi stai guardando adesso. Per quanto ti concerne, tu avrai davanti un'esperienza che sarà solo tua, sarà unica, perché la tua esperienza sarà tua, e quello che arriverà sarà, penso, diverso, forse anche molto diverso, da quello che hanno vissuto o stanno vivendo ora i sacerdoti di cui ora parlavi. E c'è qualcosa, forse, in questo futuro, in una prospettiva futura, o in quello che tu pensi possa essere il futuro, che ti mette un po' in difficoltà, che ti spaventa, che ti lascia un po' perplesso, o per il quale diresti ma sarei in difficoltà ad affrontare questa cosa? Allora, sì, sicuramente ci sono delle cose, guardando a una vita da sacerdote nel contesto attuale, che spererei non accadano, o comunque mi troverei in difficoltà. Vengo da un'esperienza nell'anno da diacono nella parrocchia di Monticelli Brusati, dove ho deciso di
vivere vita comunitaria, e così anche il parroco ha fatto questa scelta e abbiamo fatto questa esperienza vivendo in canonica. E cito questo esempio perché una delle paure, delle preoccupazioni è che, essendo sempre meno i sacerdoti, vi siano sempre meno legami di fraternità tra i sacerdoti, che sono anche punti e momenti di conforto, di ristoro, e quindi diciamo, nel vedermi sacerdote ho questa speranza di comunque vedermi sacerdote insieme, e di poter condividere la pastorale, di condividere momenti di aggregazione anche, perché penso che sempre di più, andando avanti, i sacerdoti debbano farsi vicini nel presbiterio e cercare la comunione, ecco. Questo penso che sia una delle cose che, fra l'altro, negli ultimi anni mi ha più aiutato e più anche avvicinato alla scelta definitiva. Tu parlavi, dicevi adesso, del fatto di un desiderio di vita comune. Una domanda che mi pongono in questi giorni molte persone è: ma Nicola sa già dove andrà dopo che sarà diventato prete? Tu ora non sai ancora dove andrai, quindi come si svolge questa destinazione? Come avverrà? La destinazione è nelle mani e nella preghiera dei nostri superiori, del vescovo, con i vicari che, vedendo un po' la situazione della diocesi, ma anche tenendo presente il percorso che ognuno di noi quattro candidati ha svolto, e magari anche le nostre caratteristiche, giustamente, in base a questi criteri scelgono quale incarico. Ovviamente questo va calato nella realtà e quindi si fa fronte anche a ciò che la diocesi necessita. E non sappiamo ancora dove svolgeremo il nostro servizio, e in realtà non sappiamo ancora neanche quando ci verrà detto. Io penso che non tarderà molto oltre la ordinazione, anche perché siamo alle soglie dell'inizio del nuovo anno pastorale, con tutte le difficoltà che sappiamo dovremo affrontare in questa emergenza, però penso che, appunto, essendo l'inizio dell'anno pastorale, la scelta del vescovo ci verrà comunicata a breve. Ecco, facciamo un attimo un passo indietro e torniamo al giorno che prima ricordavo della tua ordinazione, il 12 settembre. Visto che molti ci staranno guardando in questo momento o ci guarderanno nei prossimi giorni, dacci qualche indicazione per come poter partecipare. È possibile venire alla messa d'ordinazione? Poi qui in parrocchia cosa accadrà il giorno seguente? Com'è possibile venire per condividere la tua festa? È una grande gioia poter condividere questo momento, perché penso che sia, certo, un passaggio importante del mio cammino, ma anche un momento comunitario, perché io dico sempre che le vocazioni sono frutto di una comunità e quindi insieme festeggiano questo momento. E è possibile partecipare all'ordinazione che avverrà in Piazza Paolo VI, in caso di tempo non piovoso, diciamo, e quindi si può accedere alla piazza. Ci hanno detto, più di 600 posti, ma penso che poi anche in piedi si possa accedere, e questo alle 10 inizierà la cerimonia, ma si può arrivare un po' prima per trovare il posto. Quindi è possibile. E è una cerimonia un po' più lunga delle altre, questo è chiaro, Però è molto però è intensa, molto eh? Sì, intensa, esatto. Il giorno seguente ci sarà la prima messa celebrata qua in oratorio. Abbiamo deciso nel campo da calcio, perché è quello che consente più partecipazione. Siamo tutti invitati a questa messa, perché è appunto una messa della comunità, e
Dopo ci sarà un piccolo momento di festa. Invito anche le persone a comunicare alla parrocchia la propria presenza, di modo che si possa condividere un aperitivo insieme e salutarci. Ecco, devo specificare che nel caso di pioggia, sia per l'ordinazione che per la prima messa, queste si svolgeranno all'interno della chiesa e quindi i numeri che potranno accedere nelle chiese saranno notevolmente ridotti. Nel caso dell'ordinazione si potrà seguire su dei maxi schermi in piazza, però certo con la pioggia diventa più impegnativo. Sarà possibile seguire anche su Teletutto la diretta della cerimonia di ordinazione per chi non potesse raggiungere, oppure appunto in caso di pioggia chi non riuscisse a entrare in chiesa. Ci stiamo organizzando anche per la trasmissione nel caso in cui la prima messa appunto sia celebrata nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a causa della pioggia. Quindi anche per questo cercheremo di poterla trasmettere, in questo caso con i Vediamo, sì, vostri ci stiamo canali. lavorando, Ci ci stiamo stiamo lavorando, lavorando. sì. Ok, vedo che ci hai portato questa che è una bacchetta telescopica da trekking. C'è qualche cosa di particolare che ti ricorda questo attrezzo? Vuoi dirci perché l'hai portato? Sì, ci sono diversi motivi. Beh, primo fra tutti, sono un amante, anche se il mio fisico non lo dice del tutto, però sono un amante del trekking, del cammino, anche durante il periodo del seminario spesso la sera uscivo a passeggiare, ma poi in questi 7 anni ho avuto modo di fare 5-6 pellegrinaggi a piedi con dei gruppi di giovani, e il cammino a mio parire ha tanto da dirci e da darci. È stato così nei cammini che ho fatto. Incominciato a pensare al mio percorso in seminario durante un cammino, quindi per me è un valore particolare e penso che sia una grande metafora di vita, perché il cammino ha i momenti di fatica, ha i momenti di gioia per la contemplazione di un paesaggio molto bello, ha dei momenti di profonda spiritualità e di introspezione, ma anche momenti belli di affidamento a Dio. E poi il cammino è relazione. Camminare con un gruppo di ragazzi per me ha voluto dire spesso poter dialogare, poter confrontarci, scherzare, ma anche affrontare argomenti seri della vita. E poi il bastone simboleggia per me anche ciò che appunto nel cammino, e in questo caso nel cammino della vita, è un supporto e un aiuto alle difficoltà. O comunque diciamo un sostegno nei momenti in cui ci si accorge che è necessario così avere un supporto, e quindi mi ricorda anche negli anni che ho percorso le persone che sono state di aiuto, le amicizie, e quindi che hanno reso quei momenti magari un po' più faticosi, piacevoli, perché erano vicini accanto a me. Beh, ora non possiamo far altro che augurarti un buon cammino. Tu adesso, quando citavi le motivazioni del perché hai portato questa bacchetta da trekking, dicevi che la sera in seminario uscivi a fare qualche passeggiata. Ecco, a noi non era permesso ai nostri tempi uscire dal seminario la sera per andare in giro a fare qualche passeggiato per altri motivi. Beh, solo in alcuni casi, tempi diversi, ok, erano altre cose. Tornando al tuo percorso formativo del seminario, vista la tua specifica formazione in campo sia teologico che umano, di questo percorso, che cosa ti ha fatto particolarmente bene? Oppure invece anche che cosa avresti voluto invece approfondire? È un po' a bruciapelo questa domanda, quindi lo so, ci vorrebbe forse un po' più di tempo per pensarci. Penso una cosa che mi abbia fatto particolarmente bene è quello, anche nel caso del seminario, di appartenere a una comunità. Questo è vero che è faticoso, però è anche vero
che aiuta molto a conoscersi e a crescere. Crescere perché si capisce che con il proprio stile di vita si può abbellire o imbruttire la comunità. È un cammino anche questo molto impegnativo, ma bello. Dalla comunità io ho imparato tante cose, ho imparato uno stile di preghiera, ho imparato come è buono vivere insieme da fratelli all'interno di uno spazio circoscritto con delle regole, come dicevi tu, a volte che possono farci faticare. E quindi allo stesso tempo il desiderio forse a volte era di riuscire a viverlo più a pieno questo, magari in un modo che non coincideva perfettamente con quello dei superiori, ma questo è normale, Certo, può scusa un secondo, capitare. perché a volte quando ci confrontiamo con i ragazzi o con le persone in Sì. merito ai percorsi formativi del seminario, una delle obiezioni che viene posta è quella di pensare che sia una cosa un po' fuori dal mondo, cioè non sia aggiornato ai tempi della vita di oggi. Secondo te c'è qualche verità in questa affermazione? Cioè ci sono alcuni aspetti che andrebbero forse un po' rivisti, lo so che è una cosa grossa e ci stanno pensando da molto tempo anche le persone deputate per questo compito, ma c'è qualche cosa che andrebbe forse, passami il termine, che è sbagliato, però per farci capire, un po' svecchiato del percorso del seminario? Allora, per l'esperienza che ho vissuto io, e fra l'altro sottolineo il fatto che sono entrato a 28 anni, quindi a 28 anni una persona un po' il suo stile se l'è formato. E inoltre devo dire che abitavo da solo, quindi passare dal vivere da solo a Brescia a vivere in una comunità di 40 persone con uno stile molto diverso, ha implicato per me alcune fatiche. Riguardo alle scelte del seminario, devo dire che è molto necessario un affidamento, perché per scoprire il valore e la bellezza di alcune scelte, come quelle della vita comunitaria, come quelle di una regola di vita, il modo migliore è affidarsi. E io questo contro questo a volte mi sono scontrato, però molte volte devo dire e prevalentemente ho sperimentato il valore di queste scelte. È vero che c'è un'immagine di qualcuno mi ha detto carcere, qualcuno mi ha detto istituto riguardo al seminario, forse un po' si paga anche alcune scelte storiche, ma attualmente devo dire che dal mio punto di vista non ci sono problemi di questo tipo. Forse l'unico rimpianto, comunque, rimpianto è una parola grossa, però avrei voluto dal punto di vista del percorso formativo trovare un po' più di unità dal punto di vista spirituale e dal punto di vista degli insegnamenti culturali che abbiamo ricevuto. Quindi forse so che questo è un'espressione un po' per chi ha vissuto questa esperienza o comunque può capire che è importante che dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista umano, vi sia secondo me unità nel percorso e nell'insegnamento. Io per la mia esperienza posso dire che sono stato contento del percorso di seminario. In ogni caso, ma questo penso valga anche per te, nella misura in cui ti accorgi o ti accorgerai che in qualcosa c'è bisogno di crescere, niente ti impedirà di approfondire alcuni argomenti. Certo, tu puoi dire se fossi arrivato con già alle spalle un bagaglio di certi aspetti che ora non ho, sarebbe stato meglio, però è vero, ok. Facciamo i conti con quello che abbiamo ricevuto e se ci accorgeremo, ti accorgerai che in futuro ti mancherà qualcosa, niente ti impedirà di approfondirlo. Ti faccio ancora una domanda, poi spazieremo in altre cose. Ma hai
alla fine, chi te lo fa fare di diventare prete? Perché oggi uno diventa prete? O cosa diresti a un giovane che diventa prete, oppure a una persona che vuole consacrarsi in un'esperienza religiosa? Beh, sul perché una persona oggi si fa prete, io penso che la motivazione può trovarla solo nel proprio cuore e penso che sia quella bellissima esperienza che è la vocazione, che non è una cosa per pochi eletti che non so, hanno una particolare spiritualità profonda, ma è semplicemente il fatto di, almeno per me, di aver compreso che vale la pena spendere la propria vita, in questo caso per una comunità, nell'amicizia con Dio, con i fratelli, e penso che sia un po' come un ragazzo che si innamora, che non ha voluto lui, ma scopre questa bellissima novità nella sua vita e così anche nella vita del, diciamo, candidato sacerdote o di qualcuno che vuole consacrarsi. Le fatiche nella vita ci sono, indubbiamente, però le gioie riempiono e pacificano il proprio desiderio di spendere bene la propria vita, di spenderlo donandosi e poi penso la gioia appunto di una comunità, di ragazzi con cui vivere un percorso serio di fede, ma anche di aggregazione, penso sia impagabile. Quindi nonostante i pareri a volte un po' pessimistici della nostra attuale società, io penso che i motivi non manchino per intraprendere questa strada. Forse a volte, e così è stato anche per me per un buon periodo, visto che la mia scelta è arrivata a 28 anni, a volte dobbiamo fermarci un attimo di più sulle domande che ci sono nella nostra vita, almeno questa è la mia esperienza. Io sono entrato in seminario nel 93 ed eravamo dai piccoli fino ai grandi oltre 230, quindi un numero considerevole. Ora non so, una quarantina in tutto. C'è 40 ancora il seminario minore? era quando sono entrato, adesso sono tra i 20 e i 25 perché non so appunto quanti entreranno. Quindi questo dice la difficoltà a intraprendere una scelta come Sì. questa, ma come del resto è intraprendere una scelta come un matrimonio, come una scelta definitiva per altre cose. C'è una difficoltà oggettiva, culturale forse direi, negli ultimi anni a fare scelte definitive. Secondo te, quale può essere il motivo o quali motivi ci possono essere, che ci possono portare a pensare che ci sia difficoltà oggi a fare delle scelte definitive? È una domanda molto È difficile la tua, è seria, sì, difficile e anche. difficile. Difficile perché proprio è faticoso capirne le motivazioni. Non sono pochi gli studi fatti negli ultimi anni, però alla fine domandiamoci perché siamo così. Mi sento solo di dire che anche vedendo amici che si sposano e che prendono seriamente il passo che stanno facendo, e in loro una cosa importante che vedo, certo, dopo un momento di verifica che indubbiamente va fatto, del fidanzamento e così anche nella vocazione sacerdotale o comunque di consacrazione, dopo un momento di verifica è necessario l'affidamento e penso che se iniziamo a pensare e a calcolare ciò che comporta una scelta di questo tipo, sia per una che l'altra vocazione, la cosa tende più a complicarsi e noi tendiamo a problematizzare. Stai dicendo quindi che ci voglia una sorta di santa imprudenza?
Santa imprudenza, sì, forse non avrei proprio utilizzato questo termine, però penso, rifacendomi al testo di un libro che mi consigliò, il mio padre spirituale, l'abbandono alla divina provvidenza, che non è un tuffo nel vuoto, ma è l'affidarsi a qualcosa che sentiamo che nel nostro cuore mette pace. Questo penso sia un criterio fondamentale. Non è la pace, non è una pace briosa, una pace, ma è quella che comunica il risorto ai discepoli dopo l'incontro nel cenacolo, e che da risorto dice pace a voi. Quindi noi incontriamo il risorto quando nel nostro cuore c'è una pacificazione, che non vuol dire assenza di problemi, di difficoltà, che, ripeto, in una o l'altra vocazione si presentano. Ho diversi amici con i figli, e noto che sono cammini che richiedono tanto affidamento dal punto di vista economico, dal punto di vista di come cresceranno i nostri figli, oppure dal punto di vista di con chi condividerò la mia esperienza pastorale, come sarò accolto dalla comunità in cui vivrò, riuscirò a essere fedele a ciò che la mia vocazione mi richiede. Sono domande Certo, importanti. certo. E allora, quando mi capita di ritrovare nel mio cuore queste domande, che non è che siano assenti, però anche molti amici mi hanno insegnato a continuare, ad affidare e a rendere queste domande nel cuore anche una preghiera. Per questo dico, un sano affidamento è un abbandono alla provvidenza, perché o ci crediamo che Dio vede e provvede per noi, o altrimenti, non so, possiamo Tutto cambiare. dipende da noi. Comincia Esatto, tutto dipende da noi. e finisce con noi. Ok. Esattamente. Una delle cose che abbiamo ancora toccato, degli argomenti che non abbiamo ancora toccato in questa veloce chiacchierata, riguarda la tua famiglia d'origine. Tu hai una bella famiglia, papà, mamma e due fratelli con dei nipoti, e dici qualcosa di loro e cosa vorresti dire anche a loro in vista di questo tuo passo, perché poi chiaramente andrà a modificarsi il rapporto con loro, si evolverà come lo è stato nel passaggio dal tuo lavoro all'ingresso in seminario, è cambiato sicuramente, anche adesso dovrà evolversi. Cosa dici a loro? Cosa diresti a loro? Beh, la prima parola è una parola che dico a loro, anzitutto perché mi hanno cresciuto, mi hanno educato, mi hanno fatto conoscere la fede, mi riferisco ai miei genitori, e quindi la prima parola è grazie, è un grazie ricolmo di riconoscenza, di affetto, e è un grazie che mi ha fatto sperimentare, cioè è frutto dell'aver sperimentato anche che un genitore a volte scopre cose del figlio che non conosce, come nel mio caso. A 28 anni ho detto questa cosa ai miei genitori, che ovviamente loro non è che avessero del tutto escluso, o comunque avrono notato una sensibilità, però io già lavoravo, avevo anche un impiego soddisfacente, nel senso che ero in un bel ambiente, stavo bene, ecco, avevo concluso l'università, e per loro è stata una sorpresa abbastanza forte. E quindi se mi metto nei loro panni, li ringrazio anche per come hanno reagito, cioè in poco tempo hanno accolto la mia scelta, perché da veri genitori hanno visto che per me era la scelta che mi rendeva felice. E insieme a loro anche i miei fratelli mi hanno accompagnato in questo percorso, e penso che il mio cammino sia stato anche frutto di confronto, di appunto un camminare insieme, non solo un mio cammino, ma un camminare insieme con i miei Loro fratelli. sono più grandi di te, sono Sono sei più entrambi più grandi cucciolo. di me, sì, mia sorella ha 5 anni più di me, mio fratello 3. E poi ho vissuto proprio in questi anni a pieno la bellezza dell'essere zio,
ho quattro nipoti e questa è stata una gioia grande. Il vivere, ho visto i miei nipoti crescere e per me è stata proprio è stato un dono poter vivere i momenti dell'estate, alcuni momenti durante l'anno con loro e poi vedere anche perché i bambini pongono sempre le domande più semplici ma più vere e quindi ma zio, tu non avrai una famiglia come noi, allora sì. E poi è bello che devi essere anche tu semplice nel rispondere, devi andare all'essenziale. Assolutamente, Questo ti è bello, assolutamente, sì. sì, perché ci mettono a nudo proprio di fronte alle scelte che abbiamo fatto e agli accadimenti della vita, ecco. Bene, avremmo mille altre cose da dire, però la chiacchierata la terminiamo qui. Noi, Nicola, ti ringraziamo. E ti Grazie garantiamo che come comunità lenese preghiamo per te, lo facciamo già nelle sante messe da alcune domeniche, e non dimentichiamo anche Suor Floras che domani, anzi domani, dipende quando uscirà il video, ma il 30 di agosto ha ricevuto, perché probabilmente uscirà dopo questo video, anzi ha fatto la sua professione solenne, e noi ricordiamo che 12 settembre, ore 10, Piazza Paolo VI a Brescia, la sua ordinazione sacerdotale, e 13 settembre, Oratorio San Luigi di Leno, ore 10, prima Santa Messa. Grazie a tutti e buona continuazione, seguiteci sui nostri canali. Ciao a tutti, ciao, ciao, Arrivederci, ciao, ciao. ciao!